Ma buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti di nuovo in diretta. Subito dopo il pump di Bitcoin, non lo beccheremo mai in diretta, ci dobbiamo rassegnare, ma che dire, oggi avremo tutte tantissime cose di cui parlare, quindi spero che sarete belli numerosi, belli carichi come sempre e belli gasati. Buonasera a tutti, vedo che state entrando nella chat, mi raccomando, vi voglio partecipi perché abbiamo ricominciato anche con la seconda stagione delle shitcoin e quindi partecipare significa che vi airdrop più shitcoin automatico, lo sapete, ogni 5 minuti di live che guardate sono due shitcoin, quindi mi raccomando non spendetele tutte in una volta. E poi se partecipate alla chat, quindi se commentate, se fate domande, se appunto date vita a questo live, allora le shitcoin aumentano. Vi ho già spoilerato che dalla prossima settimana ci saranno alcune novità sul nostro palinsesto, chiamiamolo così, non so se è una parola che si usa ancora oppure no, ma i live da due diventeranno tre per la vostra somma gioia. Così qualcuno mi ha detto: mi devo licenziare anch'io per seguire tutti i tuoi contenuti. Ma guardate, non spaventatevi perché è vero, i live diventano tre, non saranno più due, però cercherò di accorciarli un po', quindi per fare un po' contenti tutti. Saranno il lunedì, il mercoledì e il venerdì, e poi il martedì e il giovedì ci saranno i consueti video su argomenti più vari, insomma. E il bello, per qualcuno di voi, a grandissima richiesta, è che mercoledì il live sarà alle ore 21 e quindi potrete seguirmi anche se siete degli assidui lavoratori che fino alle 18, come sarebbe giusto, siete lì a fare nient'altro che lavorare, non riuscite quindi a tenere lo smartphone o il tablet o magari fare un alt tab tattico quando il capo non c'è e guardare il mio live e magari partecipare. E quindi io spero che la cosa vi gasi, è un esperimento per il mese di novembre, durante il quale vi terrò compagnia, insomma, durante questo lockdown non è che c'è molto da fare dopo le 18 e quindi potete anche stare un po' al PC a seguire i miei monologhi e i miei sproloqui. Oggi ve l'ho detto, abbiamo un sacco di cose da dirci, quindi non perdo tanto tempo perché c'è anche un ospite che vi ho spoilerato e che tra poco vi introduco. Parliamo innanzitutto, appunto, iniziamo tra 2 minuti circa, adesso è qui dietro che sta aspettando, tra poco lo chiamo, lo metto in primo piano anche lui. Abbiamo un ospite per parlare delle novità di The Sandbox, perché tanti di voi negli ultimi live mi facevano la domanda: ma cosa ne pensi della prossima pre-sale, delle land, come funziona, che prospettive ci sono e così via. E quindi gli potrete fare tutte le domande che volete. Attenzione che avrete poco tempo però, perché facciamo un quarto d'ora, 20 minuti massimo, perché poi volevo parlarvi anche di tante altre cose, insomma, con il mercato in questa situazione oserei dire che le cose da dire ci sono. Quindi parleremo dei grafici di Bitcoin, parleremo del mercato delle altcoins che è completamente sanguinante, anche se oggi ha fatto un rimbalzo. Mi raccomando, non facciamoci prendere dalla FOMO, è pazzesco perché ho letto qualcuno che già urlava alt season oggi per un rimbalzo, sì, magari del 20-30%, però se poi guardiamo il grafico complessivo, basta fare semplicemente uno zoom out. Mi ricordo che qualcuno me l'ha detto su Yearn perché ha fatto il più 30%, sì, ma questo è un più 30% rispetto ad un grafico del genere, quindi direi che non giustifica il chiamare l'alt season, insomma. È un mercato abbastanza folle, abbastanza volatile in questi giorni, e proprio per questo bisogna rimanere razionali, non farsi prendere dalla voglia di fiondarsi a tutti i costi dentro, aprire posizioni di corsa, e bisogna invece ragionare, ovvero fare un attimo un passo indietro con freddezza e dire: che cosa faccio, come mi comporto? E è molto difficile perché c'è un po' quel sentiment di aver paura di perdere il treno, che è una delle cose più sbagliate che ci sono. Però appunto è importantissimo fare un passo indietro da questo, tenere un attimo, mantenere un attimo la calma e non aprire posizioni così alla cieca. Abbiamo un'ultima resistenza sopra la testa che è 16.000 e qualcosa, dopo ci sono già gli all time high ed è questo che fa venire voglia di affrettarsi dentro una posizione. Però appunto cioè, è talmente ipersteso il mercato che mi auguro che non faccia subito un'altra leg up, perché altrimenti si ripetono i vecchi scenari e poi ci tocca assorbirci un altro bear market. In ogni caso, più tardi che osserviamo bene i grafici andiamo a dipingere tutto
tutti questi scenari in maniera più precisa e più puntuale. Adesso vi introduco brevemente le novità inerenti The Sandbox, poi chiamo Alessandro che lo potrete assalire e bombardare di domande, così poi chiudiamo questo capitolo e andiamo avanti con le vostre domande e con i vostri discorsi. Attenzione, adesso vi chiedo per piacere di, se avete domande generiche non inerenti The Sandbox, magari tenetele per tra una ventina di minuti, poi ovviamente vi leggo anche le prime, però per semplificare un po' la gestione di questo live, di questa chiacchierata, vi chiedo da adesso in poi di fare solo domande su The Sandbox finché appunto non finiamo questa piccola parentesi. Inizio io parlando di che novità ci sono. Allora, io avevo anche un bell'articolo di Medium che però da bravo furbo ho chiuso. Allora, fatemelo ritrovare. Sandbox Medium era l'ultimo articolo del loro blog, eccolo, dove spiegavano bene tutte queste novità. Eccole qua. E volevo proprio, no, non era questo. Bene, cominciamo bene, ragazzi, direi. Eccolo qua, che spiegava un po' tutte le caratteristiche di questa pre-sale, quindi un'introduzione ottima. Allora, la pre-sale, questa, sarà innanzitutto il 12 di novembre, mi raccomando, segnatevi la data, la 4.3, perché è una terza fase, e si terrà esclusivamente in token SAND, quindi questa è la prima cosa da tenere in considerazione. Ci sarà il 10% di sconto, è l'ultima pre-sale che ha uno sconto, dopodiché ci saranno le classiche vendite pubbliche, con il prezzo nominale delle land. Ci saranno in vendita le land, quindi non ricordo se l'ho specificato, ma è importante saperlo, e sarà la vendita di land più grande in assoluto, perché è l'11,5% della mappa, 19.200 lands. La mappa, per chi non lo sapesse, in breve, adesso poi magari la vediamo un po' meglio con Alessandro che ci spiegherà anche tutti questi nuovi componenti, perché non so se ogni tanto ci date un occhio, però fondamentalmente chi acquista una grande quantità di land, si chiamano estates, e anche lì ce n'è di diverse dimensioni a prezzo ovviamente crescente, può mettere il suo logo, può ovviamente organizzare giochi interni, eventi interni e così via. E tra i partecipanti principali è bello perché ho visto Socios, che non so se avete presente, se avete visto il mio video sugli NFT sicuramente lo conoscete, che è uno dei players principali che unisce un po' il mondo della blockchain e il mondo del calcio tramite appunto gli NFT. E insomma, non ne voglio parlare troppo perché ci starei 2 ore, però è veramente un player forte. Poi di nuovi ci sono, ho visto nascere un bel po' di queste isolette, non so come chiamarle, brandizzate Binance, che ho visto che si sta prendendo il suo spazio anche lui. E poi insomma c'è un po' di tanti nomi noti, scusate, mi è partito lo zoom. Avevo visto ad esempio FTX, scusate, impazzisco, sto mouse qui è un delirio. FTX, che se non ci mette il naso ovunque non è contento. Poi avevo visto alcuni dei fondi principali del mondo cripto. Ovviamente The Sandbox stessa ha un sacco di land in cui ospiterà poi i suoi games e così via. Insomma, è interessante anche vedere chi partecipa e chi c'è. La mappa è in buona parte già venduta, ve l'ho detto, le ultime svendite saranno la prossima e poi la vendita pubblica. Un'altra novità è la partnership con i Puffi, che è una figata, non so se anche voi li guardavate sempre da piccoli, io sì, sinceramente ero un grandissimo fan dei Puffi quando andavo alle elementari, e proprio il brand i Puffi. E poi ci sono le cosiddette premium lands, che sono delle lands appunto premium, ovvero locate in posizioni molto tattiche, molto comode. Cosa significa tattiche? Significa vicino a dei player importanti, quindi fondamentalmente, non so se avete presente, ne avevamo parlato anche nell'intervista con Seb, che è il CTO di The Sandbox, avevamo chiacchierato anche con lui e ci aveva spiegato come ci si sposta nella mappa del gioco. E sostanzialmente si parte ovviamente da un punto comune, chiamiamolo, e poi ci si sposta nelle land adiacenti o tramite dei portali che vedete, sono questi che vedete in azzurro, che teletrasportano in giro. E ovviamente una premium land sarà o vicino alla zona iniziale o vicino ai portali o vicino comunque a degli sponsor molto importanti. E quindi queste sono un po' le principali novità.
Ve l'ho detto, si acquista in Token Sand, sarà il round esclusivamente in Token Sand, e poi qua ci sono un po' di numeri che magari adesso commentiamo con Alessandro. A tal proposito, adesso lo tiriamo dentro, vediamo se ce la facciamo, mi metto le cuffie, provo a fare una magia sperando che non mi crashi tutto, tac, vediamo. Vediamo se si vede lo switch di scena. Sì, ha funzionato, incredibile. Alessandro, benvenuto tra noi, ben ritrovato. È un piacere ospitarti qui nella community. Adesso non so più dove guardare perché in realtà ho cambiato anche la camera per questo cambio di scena. Ok, sono qua davanti. E quindi niente, Alessandro, io in realtà ti ho presentato come The Sandbox, però tu prima mi hai detto che non sei esattamente The Sandbox, ma sei finito alla lavorare con loro, addirittura gestire poi The Sandbox Italia, quindi tutta la community italiana. Raccontaci un po', innanzitutto presentati e raccontaci un po' il tuo percorso, quello che ti ha portato in The Sandbox, così poi ti possiamo assalire di domande. Innanzitutto ciao Luca, grazie per avermi ospitato questa sera e ti rubo la tua catchphrase. Sono gasatissimo di essere qui perché sono un tuo fan e questo è il motivo principale per il quale volevo essere sul canale. Ma scherzi a parte, io mi occupo da anni di community e in particolare di comunicare dei prodotti nuovi a delle community, ma la verità è che con The Sandbox io sono entrato perché avevo acquistato una small estate. Con un amico parlavamo durante il primo lockdown di marzo, come utilizzare il nostro tempo, abbiamo iniziato progetti interessanti in ambito blockchain e The Sandbox ci ha colpito perché c'erano varie componenti che riguardano il mondo della creazione, il mondo del gaming e anche il mondo delle cripto ovviamente. E mi sono iniziato a occupare all'epoca con il mio sito colivinvalley.com, dove parlo di lavoro da remoto, di blockchain e di gaming di The Sandbox, e ho creato una landing page che poi ha attratto altre persone incuriosite da questo mondo. E poi diciamo da marzo ad oggi sono entrate migliaia di persone nella community italiana che si sono appassionate nei vari settori che abbracciano The Sandbox, quindi investitori che hanno diciamo investito in piccole land pagando un semplice $40 ad esempio, fino a grossi investitori che hanno pagato un po' di più per small, medium e large estate. E poi secondo me la cosa più interessante però di questo mondo, di cui poi volevo parlare questa chiacchierata di oggi, è l'opportunità di crearsi un vero e proprio lavoro con The Sandbox. Questa forse è l'opportunità più bella che abbiamo oggi. Questo è un bellissimo concetto che infatti anch'io quando avevo parlato all'inizio del progetto The Sandbox era una delle cose che mi aveva colpito di più, che di solito si parla di investire in questi progetti soltanto inteso come magari comprare il token, quindi investire denaro fondamentalmente. In questo caso è anche possibile quindi investire il proprio tempo per The Sandbox, ottenere a tutti gli effetti una rendita creando degli asset, giusto? Creando dei giochi. Spiegaci un po' meglio questo concetto che incuriosisce anche me. Certo, è un concetto molto interessante. Io mi occupo da anni di videogiochi, di gaming fondamentalmente. Collaboro con società americane che hanno voglia di portare il gaming tradizionale agli utenti. The Sandbox rovescia un po' questo concetto di free to play. Free to play significa letteralmente giocare gratis, scaricare un gioco, utilizzarlo sul nostro browser e giocarci. Però poi all'interno dei free to play si acquistano dei poteri che permettono di appunto di avere più forza all'interno del gioco e quindi più probabilità di vincere, o dei potenziamenti estetici, quindi come in Fortnite, il famosissimo Fortnite, posso acquistare una skin, vestirmi in maniera diversa ma non ottenere nessun potenziamento. Qual è poi la problematica però? Che se acquisto qualcosa all'interno di questi videogiochi, la proprietà di questo acquisto rimane ai creatori del videogioco. Se acquisto una skin Fortnite, questa resterà proprietà di Epic Games. Con The Sandbox e con i blockchain gaming questo concetto viene rovesciato. Si passa dal free to play al play to earn, quindi al giocare per guadagnare. E il guadagno in The Sandbox avviene in diverse maniere. Avviene con l'investimento in una land che può, diciamo, in un futuro essere affittata ad una casa di videogiochi, ad esempio, quindi avere una rendita passiva, o avviene creando degli asset, scaricando dei programmi di cui poi parliamo dopo, è possibile creare degli asset che poi potranno essere venduti nel marketplace di The Sandbox. Oppure una terza cosa che si può fare, che è poi la più figa di tutte, Luca, è creare dei veri e propri videogiochi. Qualcuno ricorderà, io da piccolo giocavo un sacco a SimCity, dove potevamo creare letteralmente una città e farci davvero quello che volevamo. Con The Sandbox è possibile utilizzare un programma che si chiama Game Maker,
che permetterà di creare un gioco da zero senza conoscere alcuna riga di codice, ed è questa forse la figata più grande. Oggi esistono tante applicazioni che permettono di creare qualsiasi tipo di cosa senza conoscere il codice, e questa cosa ovviamente vale anche per il mondo dei videogiochi, Che Luca. figata, ma quindi qual è il know-how tecnico che serve effettivamente poi per poter creare un gioco a tutti gli effetti? Allora, diciamo che il know-how in questo caso direi che non è più una hard skill, quindi qualcosa come conoscere il codice, ma una soft skill, qualcosa come la creatività. Ciò che richiediamo per far parte del mondo di sandbox è semplicemente creatività, avere un'idea e scrivere di questa idea, quindi un link che poi daremo dopo sicuramente durante l'arco del video. C'è un link al quale accedere che è il Game Fund. Cos'è il Game Fund? E questa è la notizia bomba che volevo dare ai tuoi ascoltatori, Luca. C'è un Game Fund da 2 milioni di dollari che permetterà a chi ha un'idea che viene ritenuta di successo da parte di The Sandbox di partecipare e di ottenere fino a 30.000 dollari di questi 2 Però milioni di dollari per realizzare questa idea. E noi conosciamo delle persone all'interno della piattaforma di The Sandbox che sono entrati come semplici investitori, quindi acquistando una semplice lenda da 40 dollari, talmente che si sono innamorati di questo progetto che hanno chiesto a The Sandbox di collaborare, e ad oggi il loro lavoro è produrre degli asset che tokenizzano e che vanno nella blockchain The Sandbox e vengono pagati per questo. Quindi questa è una cosa che è davvero figa. La cosa bella è soprattutto se non ci sono delle barriere particolari che impediscano magari a chi è meno pratico di programmazione oppure anche di editing, chi magari non ha mai usato un editor di gioco, magari tramite dei tutorial, immagino ci sarà qualche tutorial, qualche risorsa, documentazione che si potrà Assolutamente, consultare. Beh, quindi bello direi, facciamo sì. una bella chiamata all'azione perché se qualcuno magari ha tempo libero, gli piace questo, il mondo del gaming, gli piace The Sandbox, è un'ottima opportunità. Questa per farsi un'entrata aggiuntiva e nel frattempo partecipare a una realtà che è senza precedenti, oserei dire. Assolutamente, e la cosa bella, poi magari Luca ti chiederò di condividere un secondo lo schermo Certo. tra qualche secondo. La cosa bella, oltre, sicuramente ci sono dei tutorial, abbiamo sul nostro canale YouTube di The Sandbox, quello ufficiale, ci sono tanti tutorial che è possibile osservare, ma dal mio punto di vista quello che Sandbox offre non è soltanto una parte di questi 2 milioni di dollari di fondo, ma è anche il team tecnico, perché noi forniamo anche delle persone che saranno delle sorte di guida. O meglio, anzi, non delle sorte, saranno delle guide vere e proprie che daranno delle indicazioni e dei consigli per poi ottenere ottenere questo videogioco vero e proprio. Sulla mappa di The Sandbox, tu l'hai fatta vedere prima, hai nominato Socios.com, che è uno dei progetti al quale anch'io mi sono appassionato molto, ed è non a caso The Sandbox e Socios.com collaborano assieme. Non a caso Binance ha acquistato oltre 4.000 terre, 4.000 land all'interno di The Sandbox. Ma ci sono altri player come Atari, che ha acquistato forse il blocco più grande all'interno della land, che sta costruendo un parco giochi a tema virtuale dove che sarà possibile esplorare, perché poi The Sandbox stiamo parlando di terre, di investimenti, di lavoro, ma alla fine dei conti The Sandbox, quello che è la natura principale, è un videogioco al quale potremo accedere con un nostro avatar virtuale, potremo accedere all'interno del videogioco e esplorare land. Giusto per darti un esempio, sarà possibile magari un giorno tenere The Crypto Gateway un live all'interno di The Sandbox. Basterà utilizzare una land, invitare i tuoi spettatori all'interno di The Sandbox e potremo avere un Tutti gli gathering avatar virtuale. lì, è bello sarà. Poi in periodo di Covid, dove appunto si fa tutto da remoto, è bello dare anche un'apparenza di meno remoto, insomma, di vedere lì fisicamente, anche se solo sullo schermo, tutte le persone come fosse appunto un meetup virtuale, però con gli avatar. Bello, divertente. Esatto. Qualcuno chiede, io ogni tanto pesco le domande perché incentivo sempre a partecipare, a fare domande, che è la vostra occasione. Prevedete di organizzare dei video tutorial in italiano di VoxEdit? Sì, allora, colgo l'occasione anche per dire questo. Cerco costantemente dei creatori su YouTube e su Twitch, anche ovviamente più piccoli che stanno appena nascendo, che abbiano voglia di parlare di The Sandbox e anche di parlare di quella che è la blockchain gaming, mostrando in prima linea che cos'è il Game Maker. Il Game Maker è sicuramente un qualcosa che non ha al momento tutorial in italiano. Quello che però mi sento di dire è che sicuramente verranno tradotti piano piano. L'Italia è una delle community più attive, e quindi anche sicuramente verranno tradotti in italiano. Però se qualcuno volesse anche scaricare Game Maker, entrare nella versione alfa, perché ancora la versione alfa è già abbastanza avanzata, e creare tutorial, The Sandbox sarebbe ben lieta ovviamente di supportare la creazione di questi tutorial.
Bello, eh sì, sarebbe un lavoro di community, insomma. E poi Assolutamente sì. chiedono, sulla mappa delle land non ci sono land disponibili, sono tutte segnate come prenotate o acquistate. Verranno segnate nuove land durante la prevendita oppure è già tutto prenotato? Beh no, direi che ci sarà una nuova porzione di mappa, giusto? Sì, allora il 12 novembre alle ore 14 italiane ci sarà la prevendita 4.3. Questa è una cosa che non abbiamo detto perché poi ecco ci sono talmente di quegli argomenti, ma non è facile buttarli tutti dentro. Allora, abbiamo fatto fino ad ora diverse prevendite. Sono partite con una prevendita che era scontata al 40% all'inizio e ora siamo arrivati allo sconto del 10%. Il 12 novembre ci sarà ancora questo sconto. Dopo il 12 novembre prevediamo un sold out totale. Quello che avverrà alle 13.50. Alle 3.59 del 12 novembre vedete una porzione di mappa ancora non colorata. Alle 14 la mappa si attiverà e le land disponibili diventeranno di un colore diverso. Ci sono delle land gialle che sono land premium che avranno gli asset premium dei puffi che all'inizio ti confesso mi sono quasi emozionato. Lo dicevo alla mia ragazza che le spiegavo insomma i puffi cosa rappresentano per noi italiani e in effetti poi mi sono reso conto che gli smurf, i puffi sono popolari in tutto il mondo, quindi è qualcosa che insomma avrà un valore molto elevato, quindi acquistando per un chip premium non 40 dollari ma 100 dollari sarà possibile ottenere non solo la land ma anche gli asset dei puffi e quindi ci sarà sicuramente occasione per tutti. Sono anche sincero nel dirvi ragazzi e ragazze che ci state seguendo che non è facilissimo accaparrarsi una land perché le precedenti prevendite vanno sold out molto velocemente, quindi vi do un grosso in bocca al lupo perché nemmeno per me che collaboro con loro sarà facile ottenere una land, anzi. Io ci ero riuscito all'inizio, mi ricordo che però cioè ho avuto abbastanza fortuna, che anch'io avevo deciso di investire con la land, avevo scelto questa strada qui perché era la cosa in cui vedevo più potenziale. Ma a tal proposito, qualcuno chiede, ma su una land normale o premium si può direttamente costruire il proprio gioco, affittarla oppure serve un estate? Allora, qualsiasi land, dalla più piccola, quindi la semplice land, alla XL, ci sarà la possibilità di costruire il gioco. Ci sarà la possibilità di costruire il gioco su più livelli, quindi anche crescendo. Poi andando su YouTube, sicuramente dopo la fine di questa diretta, potrete vedere un sacco di video già realizzati. Ovviamente però la grandezza, la larghezza della land, l'estensione della land, per meglio dire, sarà quella che vi permetterà di fare un gioco molto più grande. Per esempio, quello che citavamo prima, Atari, parco giochi virtuale. Vabbè, loro hanno milioni di dollari di investimento in questo progetto, ci sta e farà una cosa disumana. Ma ci sono dei progetti che magari dopo mostriamo di ragazzi italiani che stanno creando giochi, secondo me, molto interessanti, ispirati al Medioevo o altri temi, che non sono sui grandi, anzi, su land singole. E la differenza cosa la farà dal mio punto di vista? Il modo in cui il pubblico avrà voglia di scoprire la storia del vostro gioco, lo storytelling, come andrete, diciamo, in giro a pubblicizzarvi, grazie anche alle autorità di Sandbox, ovviamente sarà quello che decreterà il vostro successo. E di giochi, di tipologie di giochi che si può costruire, cioè di che cosa si può parlare? Solo di qualcosa tipo Minecraft, anche che ne so, uno sparatutto, un gioco, un RPG con una trama, insomma, cosa ci si può Ma fare? di tutto, di tutto. Non c'è un vero e proprio limite alla fantasia, ci sono delle tematiche che ovviamente non si potrà andare nel porno, non si potrà andare nel gambling molto probabilmente, anche se su questa non mi sento di darti la certezza assoluta, perché poi alcune cose sono in divenire, però direi che ci saranno dei limiti, ma dal punto di vista del genere di gioco, quindi RPG, credo che sarà quello che sicuramente avrà il gioco, in questo caso un gioco di esplorazione, per fare un esempio molto più famoso, GTA, vado dove voglio, non ho limiti. La storia poi verrà data dai non play character, quindi i personaggi non giocanti, al quale potranno essere attribuiti dei dialoghi. Insomma, veramente, come dicevo prima, il limite è la fantasia. Più voglia avrete di esplorare e di creare una vera e propria storia, maggiore sarà il livello che potete raggiungere. Bello, interessante. E quindi in sostanza, cioè, se uno passivamente vuole soltanto giocare, deve spendere qualcosa oppure può accedere tranquillamente al gioco, interagire e magari anche guadagnare qualcosa giocando? Cioè, com'è il sistema di Domanda molto interazione? interessante, molto molto interessante questa domanda. Allora, The Sandbox diciamo che interessa a tre categorie di persone principali. Guarda, io ne approfitterei per condividere lo schermo perché secondo me questo risponde molto bene alla domanda. Dimmi Allora, tu se vai, posso va, farlo. prova che così io abilito la sorgente anche di quello, vediamo se ce la Sì. facciamo. Allora, tac, Va, va. eccolo. Dovrebbe Allora, andare. guarda. Allora, Super amateur, però dovrebbe andare.
Sì, va benissimo. Questo è il sito polyinvalid.com che ho fatto l'anno scorso. Inizialmente parlavo di mondo del lavoro da remoto, poi mi sono spostato a parlare più dell'aspetto blockchain e crypto, ovviamente. E c'è una landing page, vedete, polyinvalid.com/the-sandbox. E qui parlo di quelle che sono, cos'è The Sandbox, che è appunto un ecosistema di gioco decentralizzato e guidato dalla community. E ci sono tre componenti principali, o per meglio dire, tre categorie di persone alle quali ci rivolgiamo. Abbiamo i gamers, che sono questi alla destra, persone che andranno a esplorare il mondo di The Sandbox. Abbiamo i collezionisti, coloro che andranno nel marketplace e acquisteranno i vari asset. E poi abbiamo i creatori che utilizzeranno un programma che si chiama VoxEdit o un altro programma che si chiama GameMaker, che potranno poi utilizzare e creare questo mondo, letteralmente. E quello che abbiamo visto in cos'è una land? Una land sandbox è letteralmente la vostra casa, è un immobile digitale che permetterà di partecipare ai giochi di The Sandbox, permetterà di farvi creare il proprio gioco e rispondendo alla domanda che mi facevi poco fa, permetterà di fare due cose, di dare accesso al gioco in maniera gratuita o di imporre una sorta di tassa che permetterà al creatore del gioco di monetizzare per l'accesso. Questo ovviamente è una scelta molto importante, ma che sicuramente determinerà poi che tipologia di gioco vuoi farci sopra. L'estate, che tipologie di estate sono disponibili? Abbiamo una classica land, quella piccolina, e poi abbiamo land più grandi o più piccole. Hai mostrato prima tu la mappa, quindi non mi soffermo più di tanto, ma in generale la mappa permette di farci capire la grandezza di quello che è il mondo. Quindi ancora una volta, dove acquistare? Beh, sicuramente acquistare vicino a player grandi come Atari è sicuramente una strategia utile, ma non sarà facile, ve lo assicuro. E poi sicuramente ci sono delle land che saranno premium, che appariranno in questa porzione di mappa, che permetteranno poi di, insomma, di divertirsi, ragazzi, perché poi questa è la cosa bella. Io volevo farvi vedere giusto al volo, questa è la land inizialmente, la small estate che avevo acquistato di Colin Valley e della land dove appunto ho cominciato questo Ce n'è percorso. anche un'altra più in basso a sinistra, giusto? Ne vedo un'altra, una Sì, eccola, infatti. ne acquistate due. Ma ci sarebbero tante storie da raccontare, ma non voglio rubarvi tempo. Quello che ci tengo davvero a dire, che è la cosa principale, è il Game Fund. Questa è la pagina del Game Fund, gamefund.sandbox.game. Qui è possibile entrare e ci saranno 100 videogiochi che verranno accettati. E come dicevo, quello che si potrà fare appunto con un'idea e con i vostri asset potete realizzare il vostro videogioco. Creare il vostro land dove potete poi eventualmente scegliere di vendere nel nostro marketplace. Un marketplace che al momento non è ancora attivo, molto presto attivo, e che permetterà a chiunque di vendere i propri asset, di tokenizzare e di vendere i propri asset. Questo è un qualcosa che al momento per tanti magari ascoltatori è qualcosa di ancora un po' strano. Dicono: ma perché dovrebbe interessarmi qualcosa rispetto a Bitcoin, rispetto all'Ethereum? Beh, vi dico che il mondo degli NFT, perché qui parliamo di non fungible token, è un mondo che sta esplodendo letteralmente. E qui poi dico l'ultima cosa, poi smetto di condividere lo schermo e di annoiarvi con cose tecniche. Io parlo di SkyTG24. SkyTG24 è insomma, inutile fare presentazioni, conosciamo tutti SkyTG24. L'altro giorno ha rilanciato un articolo su The Sandbox, il videogioco che consente di comprare immobili virtuali. Però E questa per me è la notizia più bullish che di sempre, che posso darvi su The Sandbox, che è davvero davvero interessante. E questa cosa poi si traduce in cosa? Da SkyTG24 passiamo a delle creazioni. Abbiamo qui un ragazzo che si chiama Rem, che è italiano, che sta intervistato alla nostra newsletter e che sta creando Dracula's Ma Castle. va. Lui, Rem, non sa ancora nemmeno di questa cosa di cui sto parlando ora, ma lui è uno degli esempi di persone che potrà vedere il proprio gioco realizzato. Questo è il suo main character, il suo personaggio principale che sta realizzando e che sta realizzando anche grazie a The Sandbox e al Game Fund. Quindi invito tutti quanti, davvero, mentre sto qua con il schermo, invito tutti quanti a interessarsi a The Sandbox, non tanto perché ci collaborano, non tanto perché ci hanno investito, ma perché in questo periodo storico, Luca, c'è opportunità di lavorare e non solo di lavorare, ma di lavorare in maniera
Secondo me è molto molto interessante e molto interattiva. Poi una cosa che ho sempre detto è che se c'è un settore che può aiutare il mondo della blockchain a fare dei passi avanti e a diventare più mainstream è proprio il gaming. Io mi immagino nel futuro che sarà uno dei connubi migliori, quello di gaming e blockchain, perché il gaming alla fine interessa tutti, piace a tutti, attira tante persone e ovviamente la blockchain deve avere un suo perché, perché se ce la butti così dentro solo per fare nome non ha nessun tipo di senso. Ma riuscire a creare un ecosistema del genere dove addirittura uno che magari ha la passione di creare dei giochi, creare delle trame o creare anche banalmente dei personaggi, può monetizzarlo. Caspita, secondo me è un'occasione Sì, unica per chi ci vuole provare. assolutamente. Guarda, apri un tema molto interessante. Qui parliamo di videogiochi e di sandbox, ovviamente, ma il tema è: stiamo passando da un'epoca in cui Facebook, Google e tanti altri player mondiali ci chiedono i nostri dati e noi diamo i nostri dati gratuitamente. Ora stiamo passando da un'epoca in cui il KYC, il Know Your Customer, è meno importante, ma è più importante avere delle idee, condividere con il pubblico dei dati interessanti e monetizzarli. The Sandbox e il gaming sono un esempio, ma ci sono tante altre piattaforme che magari sono su EOS, per esempio, un'altra blockchain molto interessante, che permettono di monetizzare le proprie opinioni. Ci sono dei social network che stanno pagando gli utenti per essere presenti su questi social. Sono degli esperimenti. Facebook è sempre il più massivo, Instagram per la generazione Z e TikTok sono quelli più massivi, ma stanno rubando i videogiochi spazi ai social network, quindi perché non pagare gli utenti per le proprie idee, insomma, per il proprio tempo, ecco, questa è la cosa più interessante. Quindi mi auguro che oggi, insomma, chi ci sta ascoltando sicuramente si interessa a The Sandbox e magari il 12 novembre sia parte della prossima prevendita, ma che poi in generale si chieda: il lavoro che sto facendo è quello che voglio fare ed è quello che mi porterà avanti, oppure quest'epoca in cui andiamo sempre più nella digitalizzazione, magari devo aprirmi ad altre alternative e lavorare. Come hai fatto tu, insomma, tu ti sei buttato in un mondo al 100% perché ci credi, è questo quello che dovremmo fare tutti, probabilmente. Eh sì, magari all'inizio, anch'io all'inizio l'ho fatto come seconda attività e mi sembra che sia possibile anche questo, farlo come side business e poi da cosa nasce cosa, non si può mai sapere. Insomma, magari uno provandoci e facendolo scopre una passione che non sapeva di avere o scopre un talento o magari una possibilità di guadagnare che non conosceva prima d'ora. Assolutamente, letteralmente il tempo è denaro e come lo investiamo determinerà i nostri prossimi 4, 8, 12 anni. Quindi ora io sono qui a Milano, zona rossa, ho più tempo a disposizione, non posso uscire, però cercherò di utilizzare questo tempo in maniera produttiva e spero, insomma, che se avete domande su The Sandbox, ho lasciato, insomma, qualche riferimento durante questa live. Luca, credo che tu lascerai qualche link riguardo le nostre community di Sandbox. E lì Certo. troverete me dentro la chat, troverete altri nostri collaboratori che sono sempre con noi pronti a rispondere a domande, curiosità. E soprattutto troverete poi i link per il Game Fund e i prezzi per la pre-sale del 12 novembre. Che per chi non lo sapesse, noi abbiamo la nostra moneta, il token SEND, che è un token che, se scambiato con altri token fiat o crypto, permette di acquistare LEND. E questo token può essere trovato su Binance, Crypto.com e i principali exchange che ci sono per entrare letteralmente a far parte di questo mondo e far circolare l'economia virtuale. Benissimo Alessandro, che dire, ci hai detto un sacco di cose, un sacco di aggiornamenti, anche questo tema del lavoro da remoto, della possibilità di investire il tempo, di avere una rendita utilizzando The Sandbox, non banalmente acquistando il token, secondo me è la cosa più interessante in assoluto. Prima di salutarti ti chiedo se hai qualcos'altro da dire per concludere, per congedarti, per lasciarci, così poi continuiamo che c'è gente affamata di grafici, secondo me. Come no, ma anche io ti continuerò sicuramente a seguire. La tua diretta è sempre molto interessante, in particolare la parte tecnica mi stai facendo appassionare, come ti dicevo prima, nel backstage. Io vi lascio dicendovi che, insomma, The Sandbox è un'opportunità, ce ne sono tantissime e spero, insomma, che questo periodo vi dia tutti la possibilità di conoscere e imparare cose nuove. Vi lascio con questa, che secondo me dovrebbe essere la filosofia alla quale ci dobbiamo affacciare per i prossimi mesi. Per il resto, Luca, ti ringrazio. Io e il team di Sandbox ti salutiamo con affetto e ci vediamo alla prossima. Grazie mille. Grazie a te Alessandro del tuo tempo e di aver condiviso queste informazioni con noi e ci vedremo e ci sentiremo sicuramente presto. Ciao, ciao a tutti, grazie. Ciao. Ciao! Eccoci qua, torniamo a noi. Allora, facciamo un altro switch, vediamo se ha funzionato tutto, se è andato tutto bene.
Ok, ci siamo. Ragazzi, spero che vi sia piaciuto questa chiacchierata che è durata un po' più del previsto, ma secondo me ne è valsa la pena. Insomma, non mi piace stare a fare economia sul tempo quando i discorsi sono interessanti, sono un po' diversi dal solito, che altrimenti finiamo sempre solo a parlare di speculazione, di token, di coin. Insomma, c'era questo discorso qua per chi vuole investire il proprio tempo, utilizzarlo per creare qualcosa di utile alla community, alla crescita dell'ecosistema blockchain e avere una rendita. Cosa c'è di meglio? Magari mi ci metterò anch'io a smanettarci un po'. Qualcuno mi suggeriva nel nostro canale Discord, ma potresti fare un live su Twitch ogni tanto, visto che Twitch comunque è molto orientato al gaming, dove smanetti, cazzeggi un po', insomma, con qualche gioco su blockchain. E in futuro potrebbe essere un'idea, insomma, quando ci sarà la possibilità, sarebbe molto molto bello. Vi invito ovviamente, se avete altre domande, dubbi e quant'altro, a farli, a unirvi ovviamente alla community di The Sandbox Italia, di cui vi lascerò i link anche su YouTube quando riposterò questo video, e così potrete appunto avere tutte le risposte che chiedete e tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Adesso ritorniamo a noi e vediamo, tra l'altro, live da record oggi 220 persone, se mi piace questa cosa. Insomma, unire diversi temi secondo me piace tanto anche a voi. Vediamo un po' le vostre domande. Io riparto da dove ci eravamo lasciati. Allora, via di nuovo alle domande sui grafici e su tutto quello che volete. Ciao Luca, quali sono i criteri per cui, al di là della strategia iniziale, ci possono essere più vantaggi nello scambiare coin contro USDT o BTC? PS, sono ingegnere clinico anch'io e spero di emulare parte del tuo percorso. Grande, è un piacere conoscerti, ex collega, ma no, collega, perché alla fine il know-how è quello. Ti rispondo subito, guarda, in sostanza dovrebbe dipendere innanzitutto se tu scambi in Tether o in dollari oppure in Bitcoin, da qual è la tua cosiddetta base currency, ovvero su che cosa tu ti vuoi esporre quando non sei in posizione. Chiaramente, se tu dici a me interessa fare un profitto sul singolo trade, sull'altcoin, e poi quando non ci sono, quando non sono in posizione, essere flat, quindi non essere esposto a nulla, chiaramente la migliore ipotesi è quella di andare a operare sui mercati in USDT. Se al contrario ti interessa andare a accumulare Bitcoin, a utilizzare i trade per andare a incrementare il tuo stack in Bitcoin, come faccio io in sostanza, allora indubbiamente lo scambio conviene farlo tra Bitcoin e le altcoins. Per guardare i grafici, io ti dico la verità, a prescindere dal fatto che tu voglia fare, come detto prima, oppure accumulando Bitcoin, io il mio consiglio è di guardare sempre anche i grafici Bitcoin altcoin. Per quale motivo? Perché quei grafici lì scontano il movimento di Bitcoin. Vi faccio un esempio col movimento di oggi. Se noi andiamo a vedere, che ne so, il grafico di per esempio, dunque, un altcoin qualunque, che ne so, BNB, ok? Che è tragico il grafico BNB BTC. Se andiamo a vedere invece il grafico BNB USDT, ci sembra molto più bello, ok? Guardate, sembra in uptrend, però la domanda è: conviene investire in BNB oppure in altro? Cioè, conviene aprire posizioni in BNB o in altro? E quindi io, no, ad esempio, non avrei mai aperto una posizione in BNB long, infatti l'ho chiusa tempo fa, proprio per il fatto che comunque il grafico BNB BTC è incredibilmente bearish. Quindi il discorso che faccio è un po' questo: vado ad analizzare l'altcoin su Bitcoin, come si sta comportando, e banalmente, se si sta comportando male, allora piuttosto apro posizione in Bitcoin, seguo Bitcoin se l'altcoin Bitcoin è in downtrend. Al contrario, se altcoin Bitcoin è in uptrend, allora vale la pena, perché no, andare a seguire quel mercato lì. Anche perché, anche ragionando in termini di chi opera da Tether alla coin stessa, è più semplice da seguire il mercato Tether Bitcoin. Quindi, se appunto l'altcoin è in downtrend rispetto a Bitcoin, conviene andare a cercare posizioni su altco su, scusate, su Tether altcoin. Mi faccio un po' di confusione. Su Tether Bitcoin, appunto, confusione. Per quale motivo? Perché è più semplice da seguire. È più profittevole perché l'altcoin è in downtrend, e quindi non c'è nessuna ragione sostanzialmente per andare a operare sulla alt direttamente. Questa è un po' la mia visione. Continuiamo pure. Allora, dove siamo arrivati? Eccoci qua.
fanno il mining delle shitcoin. Tutti voi state farmando shitcoin, bravi, bravi. Più dura il live, più dovreste essere contenti. Domanda, hai parlato dell'utilità di farmare i nuovi token su Binance Earn, specie quelli non ancora listati, per venderli al listing. Oggi, per esempio, è toccato a Ard. Ci ho provato, ma perdo sempre il pump iniziale. Si può preimpostare la vendita? Inoltre, ho notato che in alcuni casi, certi, ci sono quantitativi minimi vendibili e se non ne hai farmati abbastanza non puoi vendere. C'è modo di sapere in anticipo qual è il lotto minimo vendibile? Ma guarda, ti dico la verità, se cioè di solito il lotto minimo vendibile è basso, si parla di una decina di dollari, 20, giù di lì. Quindi, secondo me, se non si raggiunge quel minimo lì, non ha forse neanche senso, appunto, venderli subito, ha forse neanche farmarli. Conviene quasi andare a utilizzare altri metodi di rendita passiva. Oppure c'è la conversione, si chiama, non mi ricordo, Dust conversion forse, che tu dallo spot wallet puoi convertire tutta la Dust, quindi le quantità basse, in BNB e poi da lì puoi eventualmente convertirli in BTC se superi ovviamente sempre la soglia minima, ma mettendo insieme tutta la Dust è più facile. Riguardo alla tua prima domanda, ovvero del mettere la vendita anticipatamente, si può mettere i limit order un pelino di tempo prima che aprano i market order, quindi la risposta è sì, però non puoi sapere a che prezzo arriverà. Quindi è veramente difficile. Io di solito non sto a impazzire proprio a beccare il pump iniziale che va al convert to BNB, nome esatto, grazie mille. Dicevo che non è impossibile appunto beccare il pump iniziale fino ai massimi, però non è altrettanto impossibile beccare comunque il movimento che comunque porta un rialzo e dal quale poi si scende. Basti vedere anche le chiusure delle candele giornaliere del primo giorno, di solito sono i massimi locali dei primi periodi. Quindi questo è il motivo per cui, per chi non stesse capendo di cosa stiamo parlando, su Binance è possibile, per chi holda i BNB, metterli in staking, in alcuni pool appositi, per farmare, si dice, quindi andare ad accumulare delle coin nuove che non sono ancora listate. Alcune sono già listate, quindi le si può anche vendere direttamente e si sa già quanto rende. Quelle nuove invece tu le accumuli, poi al momento del listing di solito c'è il pump ed è il motivo per cui io di solito mi concentro di più su quelle, ne farmo il più possibile e le dumpo praticamente subito. Il token di The Sandbox ha un bel prezzo ora, sì, è un po' figlio del downtrend di tutte le altcoins che stanno sanguinando veramente, veramente tanto. A me è piaciuto molto sentir parlare di un progetto e del suo utilizzo e non solo di finanza, guarda anche a me, sinceramente. Oggi dump in diretta che non ritraccia da anni, mamma mia, a me inizia a far paura, non so a voi, ma io inizio veramente ad aver paura perché sì, è bello vedere il pump e tutto quanto, però dobbiamo anche renderci conto che adesso, guardate il grafico settimanale, cioè abbiamo una resistenza forte ancora che è questa, quella 16.200, e poi abbiamo l'all time high. E il fatto è che se adesso pompiamo ancora, cioè andiamo in modalità parabolica, e poi sì, tutto molto bello finché sale, però poi ci dobbiamo puppare un altro bear market di durata magari di un altro anno. Insomma, io personalmente preferirei una salita un po' più organica, anche perché sto continuando a missare posizioni, però quello scherzi a parte non mi preoccupa più di tanto. Ne parliamo tra poco quando andiamo a vedere un po' meglio i grafici. Ovviamente non è mai stato così bullish Bitcoin, però insomma un po' di ritracciamento male non farebbe, dai. Come pensi che si muoverà il prezzo a 20k? Quali le aree da seguire? Tu come ti comporterai? Ci arriviamo tra pochissimo. Io ho una domanda, ma sto imparando da pochi mesi. Oggi ho visto BNB Ether in rialzo con un grafico molto simile, ma se una va su, l'altra dovrebbe andare giù? Oddio, in che senso? Cioè, in realtà BNB e Ether sono sensibilmente correlate in quanto entrambe altcoin. Se tutte le altcoin sono abbastanza correlate, però insomma trovare un legame tra l'una e l'altra secondo me è un pelino forzato, insomma, quindi io sinceramente non ci farei troppo caso, insomma, sicuramente sono correlate anche a Bitcoin, però io guarderei i due grafici in maniera separata. Io ho una domanda, no, è quella che ho appena letto, ma quando firmo una transazione di un'altcoin ERC20 con Ledger, questo mi fa vedere il contratto della alt, ma non l'address di destinazione, vero?
Questo non rappresenta un problemone a livello di sicurezza, in quanto non vedo se nel caso l'indirizzo di destinazione è stato sostituito con un altro. Allora, in sostanza hai ragione, quando tu vai a movimentare un token ERC20, quello che accade è che tu vai a interagire col contract, perché tu non è che movimenti il token, è il contract che lo fa. Il contract ti fa il pool del token e poi lo sposta in un altro indirizzo. Quindi quello che tu stai facendo è spendere del gas, in sostanza, per chiamare una funzione o una serie di funzioni dello smart contract che ti prende il token e te lo sposta, oppure ci fa cose nel caso in cui siano funzioni che convertono, fanno interazioni come quelle di un uniswap, per capirci, e tu hai un output che può essere appunto il trasferimento del tuo token su un altro address. Questo è anche il motivo per cui il trasferimento di un token costa anche gas fee in Ether e non nel token stesso, proprio perché c'è questo discorso di dover pagare le funzioni del contract che chiami. È vero, nel senso che dal punto di vista della sicurezza non so se ci sono dei wallet, io sono abbastanza ignorante su questo, non so se ci sono dei wallet che ti fanno il debug delle transazioni direttamente, ovvero che ti dicono tutte le funzioni che vengono chiamate. Probabilmente se tu vai a vedere su Etherscan o da altre parti trovi tutta la serie di funzioni, e dipende un po' dalla piattaforma che utilizzi, ovvero se è una piattaforma magari malevola che vai ad autorizzare, ti va a chiamare funzioni sbagliate, di sicuro hai il rischio di perdere i tuoi token. Lì sta tutto nel fidarsi della piattaforma che stiamo utilizzando, perché nel momento in cui noi autorizziamo a spendere i nostri token, stiamo dando completamente il controllo di quei token lì alla piattaforma in questione, quindi bisogna stare molto attenti in sostanza al front end che si sta utilizzando. Ave ha fatto una partnership con Axie, io purtroppo ieri sono entrato con poca roba, te come lo vedi? Non lo sapevo neanche, perché me lo sono segnato tra le cose da guardare, Axie, però non l'ho ancora fatto, quindi beh, sicuramente la partnership con Ave è una cosa grossa, perché Ave è notevole e quindi insomma potrebbe essere interessante. Però io di solito ve l'ho detto, i nuovi token non li sto a seguire più di tanto perché non li compro mai, non ci investo mai, seguo magari i progetti, e questo quindi potrebbe essere interessante. Ma perché le mie shitcoin da 259 si sono azzerate? Perché è finita la prima stagione, quindi ho dato un piccolo bonus a chi ne aveva accumulate molto, ma chi ne aveva meno di 500, ahimè, si sono azzerate. La cosa bella è che si riparte con l'accumulo e il premio è aumentato a 0.006 BTC al primo che arriva a 1000, quindi mi raccomando, la gold rush, voglio la shitcoin rush. C'è una differenza di rischio tra mettere token in Binance Flexible Saving o metterli in Liquid Swap? Guarda, ti posso dire che il Flexible Saving è più costante come rendimento, mentre il Liquid Swap è molto più volatile, perché nel Liquid Swap ci sono dei componenti come una piccolissima parte quasi inesistente di impermanent loss, e poi ci sono più che altro i rischi legati alla liquidità. Quindi se ci sono delle variazioni notevoli di liquidità di una delle due coin all'interno del pool del Liquid Swap, ci possono essere delle variazioni anche notevoli del tasso di interesse, dell'APY, e questo è il motivo per cui se voi lo controllate ogni giorno lo vedete sempre diverso, mentre i flexible savings sono praticamente sempre uguali. Ovviamente il liquid swap potenzialmente ha un rendimento più alto, chiaro, però è più volatile, ve l'ho detto. Ciao Luke, oggi reazione delle alti, il mercato è in fermento, assolutamente sì, iniziare ad analizzare qualche posizione, beccare qualche swing, o conviene aspettare un attimo che BTC consolidi e la dominance inverta il trend? Allora guardi, io ti dico, in generale conviene aspettare, perché comunque tutte le altcoin sono in clamoroso downtrend, chiaramente questa è la mia opinione, non quello che dovete fare, né un consiglio finanziario né niente del genere. Quello che faccio io è aspettare, attendere comunque tempi più maturi, perché appunto un rimbalzo durante un downtrend di durata plurimensile non è nulla. Tuttavia ci sono alcune eccezioni. Io ad esempio oggi non riesco a parlare, non lo so, mi berrò un bicchiere d'acqua anch'io, non lo so. Dicevo, oggi ho condiviso una posizione su Ether, un setup su Ether, perché Ether si sta avvicinando in maniera molto molto interessante a chiudere un piccolo costruttino microscopico di potenziale bottom, che però la cosa bella è che questo costrutto è su un supporto molto molto importante e soprattutto in un quadro macro che è ancora bullish. È una delle poche, forse è l'unica quasi, altcoin che ha un macro ancora bullish, e per questo motivo tra poco lo andiamo ad analizzare.
E poi per il resto invece ripeto, io seguo sempre la mia regola ferrea della dominance, quindi io non mi espongo oppure lo faccio con una quantità veramente irrisoria di rischio sulle altcoins a meno che la dominance non dia qualche segnale di uptrend. Ciao Luca, sono nuovo ma ti seguo da un anno su YouTube. Allora, innanzitutto, benvenuto ai nostri live e spero che tornerai. Piccola riflessione su BTC. Ritieni che la crescita di ieri sia sostenibile? Se guardo il Fear and Greed Index dovrei vendere, ma se guardo la market cap rispetto al 2017 siamo nemmeno a metà. E pare che sugli exchange ci sia ancora outflow di BTC. Guarda, ti dico la verità, la situazione secondo me rispetto al 2017 è veramente diversa. Siamo in una fase molto più matura del mercato. Quindi abbiamo dei grossi capitali che sono entrati. Guardate Grayscale, quanti Bitcoin ha accumulato, guardate anche MicroStrategy. Insomma, ci sono talmente tanti fondi che sono entrati che quello sicuramente ha una pressione rialzista perché vuoi immobilizzano un po' di Bitcoin e comunque mettono sentiment positivo sul mercato. Quindi questa è una cosa che secondo me è la grossa differenza tra il 2017 e oggi. Quindi la maggior, come dire, legittimità di Bitcoin sul mercato. E quindi questo già ci fa capire che siamo in una fase diversa. Il discorso del movimento, quindi guardando semplicemente il grafico, hai ragione, la market cap è molto minore perché soprattutto le altcoins sono molto meno in bolla rispetto al 2017. Nel 2017 c'era la follia altcoins, c'erano tutte che facevano numeri pazzeschi, ma quello soprattutto è accaduto dopo il top di Bitcoin. Se volete la mia opinione, non credo che ricapiterà perché la FOMO per le altcoins è una cosa veramente molto old school, ormai molto 2017, però non si sa mai, magari qualcuna potrebbe essere particolarmente vigorosa, magari Ether per via di Ethereum 2.0, chi lo sa, lo vedremo. In ogni caso io ho molta paura, come dicevo, nel caso in cui non ritracciamo, non consolidiamo, ci vuole un po' di pausa ogni tanto. È stato così bello questo movimento, ad esempio, così, tac, tac, con tutti questi bei ritracciamenti, che se adesso picchiamo una botta parabolica che sfonda gli all time high senza mai ritracciare, ahimè, il rischio si palesa, perché io già mi immagino la FOMO di tutti i retail che cominciano a comprare ciecamente, compra, 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 si va incontro a un'altra bolla e ahimè può esserci anche il mercato più maturo, però una bolla è sempre una bolla. Sappiamo molto bene che qualsiasi asset che ha una salita parabolica deve per forza di cose correggere. Non esiste, non è sostenibile un movimento parabolico a lungo termine. Quindi a movimento parabolico segue correzione. Questa è una delle poche certezze che il mercato delle cripto ci dà. E quindi io mi auguro davvero che ci prendiamo una pausa di riflessione ogni tanto durante questi uptrend molto forti. Ciao Luca, prima live per me, benvenuto anche a te. E subito una domanda da neofita. Non ti preoccupare perché le domande sono benvenute. Hai già trattato in qualche video i pool di liquidità vari? Grazie, sei un grande. Guarda, io ne ho parlato di Uniswap. Avevo fatto un video su Uniswap che se te lo vai a cercare su YouTube lo dovresti trovare. Quindi magari dacci un occhio, spiego cosa sono appunto i pool di liquidità, come si utilizzano e come ci si interfaccia con essi. Mi sono iscritto a Twitch solo per seguire le tue live e supportarti. Sei un grande. Dove le vedo le shitcoin? Innanzitutto, grazie e benvenuto. Le shitcoin le vedi se tu metti il mouse sul player video in basso a destra, vedi il mio login in piccolo. Se tu ci clicchi sopra, vedi in basso a destra sempre quante shitcoin hai. Io, ad esempio, ne ho ben 44 in questo momento. E quindi questo è. Come mai fai trading intraday sul Forex e non su BTC o altre cripto? Perché fondamentalmente io e il trading intraday siamo ancora due sconosciuti. Cioè io ci ho provato qualche volta, però è sempre andata male perché non ho mai avuto il tempo di approfondirlo come dovrei. E quindi per iniziare preferisco utilizzare un mercato come il Forex che è molto più gestibile del mercato cripto, è meno volatile e è più, cioè si riesce a seguire in maniera più, come dire, tranquilla, nel senso più senza aspettarsi follie da un momento all'altro, è meno manipolato, più liquido e quindi preferisco partire un po' da lì. Poi ovviamente il mio obiettivo è arrivare anche su Bitcoin e le cripto, ma quello è uno step più avanti. Ma il pool di Binance come funziona? Quale? Il liquid swap? Ho fatto il video apposta, quindi io ti consiglio di buttarci un occhio.
Cerco di essere breve. Non sono entrato nel dump di marzo, ancora non sono in. Sono sempre in attesa di un ritracciamento. Evidentemente devo rivedere la mia strategia. Consigli? Di base mi sono scottato. Ripple, EOS, Bitcoin Cash, NIO, Dash. Ed evidentemente sono molto frenato. Guarda, io ti dico la verità. Bisogna partire con una domanda da farsi, ovvero qual è il mio obiettivo? Io voglio fare trading o voglio investire in Bitcoin? Perché se io voglio investire in Bitcoin, come dicevo anche nei mini video, non so se state iniziando a vederli, i mini video che pubblico su Facebook ogni giorno di pochi minuti dove do qualche pillola, qualche nozione, insomma, per magari indirizzati più ai neofiti, a chi vuole senza perdere troppo tempo assorbire qualche nozione in più. Ho voluto diversificare i miei contenuti anche così. In ogni caso, avevo detto, bisogna capire se siamo trader o investitori. Se siamo investitori, noi dobbiamo ragionare sul lungo periodo, quindi non ci deve preoccupare il prezzo attuale, il prezzo di domani, di ieri, tra una settimana fa. Ci deve solo preoccupare che percentuale di asset di quel tipo lì vogliamo avere in portafoglio e perché. Quindi io in un determinato periodo storico voglio avere un portafoglio di un certo tipo, ok? E quindi pianifico un po' di acquisti per arrivare a quell'obiettivo lì. Anche su questo ho fatto alcuni video dedicati dove spiego in maniera anche molto più prolissa, magari anche noiosa, tutti questi passaggi. E quindi quello è l'ottica di investitore. L'ottica di trader, al contrario, se ne frega del lungo periodo e guarda alla fotografia del grafico attuale. Cerca il setup, si chiama. Che cos'è un setup? Un setup è un qualcosa, un pattern riproducibile, ok? Anche in futuro, cioè un qualcosa che tu puoi facilmente riconoscere, che può essere una resistenza che viene rotta, che può essere un test spalle banalmente. E tu di ogni setup, se sei un trader già attivo, hai uno storico di risultati sui trade che hai già fatto, quindi sai quello che ti funziona meglio e peggio, dati alla mano, non ipotizzando. Se invece sei un neofita che sta approcciando il trading, conviene ovviamente, vabbè, partire con capitali bassi, eccetera, eccetera, tutte quelle nozioni lì, e poi iniziare a compilarsi un po' di statistiche di questo tipo, provando i vari setup, ovviamente senza andare a sovraesporsi, cioè senza fare degli all-in, gestendo bene il proprio rischio, prendendo una piccolissima fettina di portafoglio alla volta dedicato al trading e metterla in ogni posizione, e così vai ad alimentare il tuo diario di trading e le tue statistiche. E da lì poi puoi capire cosa fare e cosa non fare. Quindi è un po' questa la risposta alla tua domanda. Non ha, cioè io sono, come dal punto di vista del trader, mi trovo molto bene con i setup di breakout e ritracciamento, quindi io tendo ad aspettare spesso i ritracciamenti perché ti costa un po' più di pazienza, però hai dei rischi rendimento migliori e soprattutto solitamente hai una win rate un po' più alta, almeno è quello che capita a me, mi va in profitto un po' più spesso dei trade più aggressivi. Però ce n'è anche tanti altri. Esempio stupido, banale. Dopo un breakout, adesso è uno degli scenari che volevo discutere tra poco, di quelli possibili adesso. Supponiamo che adesso abbiamo sto candelone qui e iniziamo a lateralizzare in questa maniera. Ci può stare, dopo questa lateralizzazione, un acquisto, un long preventivo. Quindi io dico, entro long, metto lo stop loss sotto con un po' di respiro, perché i falsi break sono un attimo, e quindi io prendo una posizione preventiva long perché il setup è di lateralizzazione dopo un breakout molto importante in un quadro macro bullish, e quindi mi incentiva molto il long. Questo è un altro esempio di setup che non aspetta per forza il ritracciamento. Ce ne sono veramente tanti. L'importante è provarli, fare una statistica, perché è molto personale anche quello, perché alcuni sono più portati a certi setup e altri ad altri setup. Sembra una stupidaggine, ma quando lo si prova si vede che poi setup magari molto simili o uguali hanno risultati estremamente diversi in base al trader che li porta sul grafico, che li utilizza. Utilizza di fatto. Quindi il mio consiglio è quello di provare, di mettersi in gioco senza rischiare troppo e di capire cosa funziona meglio per te banalmente. Senza appunto, l'importante è che non esageri, perché tu dici ho fatto degli errori in passato sulle altcoin. Sì, sono errori tipici. Chi è che nel 2017 non si è sentito per un attimo un crypto millionaire acquistando altcoins e vedendole raddoppiare? O magari ad agosto con Bend, cioè la nuova generazione di crypto millionaire c'è stata, che poi però è finita come già
si sapeva perché ha vissuto il 2017. Chi non l'ha vissuto l'ha scoperto un po' adesso, che tutto quello che sale in maniera parabolica precipita. Quindi anche quelle scommesse lì hanno senso fino a un certo punto. L'importante è farne lezione. Tu prendila come una lezione, magari costosa, sì, però è una lezione che è l'unico modo che hai per apprenderla. Se la leggi sui libri non ha la stessa efficacia che apprenderla, ahimè, perdendo qualcosa. Quindi falla tua e riprova con una minore esposizione, un minor rischio e un approccio più pianificato e più strategico, che è la base del trading. Ovviamente ti scillo il mio corso gratuito che trovi su YouTube, Trading Consapevole, in 12 pratici episodi, dove ti sparo lì tutte le pappardelle sulla gestione del rischio e tutto quanto. Quindi ti può, se ti piace, se vuoi approfondirlo, te lo consiglio. Tanto è a gratis. Si compra il ritracciamento del 40%, fine, ti immagini se c'è davvero, tutti nel panico, tutti i retail che vanno nel panico. Io seguo alcuni gruppi, alcuni canali, Telegram, Facebook, così, per avere una cartina tornasole, no, del sentiment retail. In questi giorni, cioè, leggo delle cose che mi fanno gelare il sangue nelle vene, lo giuro. Cioè, io, a me piacerebbe poter parlare con tutte quelle persone lì e dirgli: stai attento, non fare cavolate, stai tranquillo, perché leggo davvero delle cose che mi fanno rabbrividire, e purtroppo è inesperienza quella. E io mi auguro di riuscire a raggiungere sempre più persone proprio per impedirgli, cioè aiutarli prima che facciano errori gravi, perché poi un errore non grave va bene, perché insomma è formazione. Però se uno perde più di quello che si può permettere di perdere, è veramente brutto, non bisogna farlo, non bisogna arrivare a tanto. Dove posso comprare Tether TRC20 oltre che a Binance? Oddio, non lo so. Non so quali altri exchange usa la blockchain di Tron per spostare Tether. Non lo so, sai. Purtroppo devo andare. Buonasera Luca, segui il resto su YouTube. Non ti preoccupare, vivi la tua vita e tanto mi trovi sempre su YouTube. Ormai poi la prossima settimana ci vediamo un giorno sì, uno no, live. Se sarà, mi odierete, non mi sopporterete più. Ciao Luca, sono nuovo ma ti seguo da un anno su YouTube e sono in Bitcoin dal 2006. No, questa l'ho già letta, sì. Come mai? Ah, no, c'era di nuovo. Ok, niente. Ragazzi, vi chiedo un piacere, se le domande fatemele una volta sola, anche se magari non la leggo, no, non rifatemela, perché poi c'è il rischio che mi fate fare delle figure da pirla che leggo tre volte le stesse domande. Io per monitorare MetaMask uso Zerion, è comodissimo per tradurre Etherscan. Grazie per la segnalazione. Questo per la domanda che ci faceva prima riguardo allo smart contract che muove i token. Nessuna alta è messa bene, comprare alta adesso fa male, e effettivamente è abbastanza condivisibile. Metterai in staking i tuoi Ether con Ether 2.0? Bella domanda, ti rispondo subito no. Per quale motivo? Perché in primis non ho voglia di addossarmi il rischio di volatilità. Tra l'altro Ether 2.0, ecco, ne vorrei, ci spendiamo due parole, poi andiamo a vedere i grafici. Ti dicevo, mi addosso un rischio notevole di volatilità, e comunque Ether, è vero, non hai magari lo stesso rendimento dello staking di Ether 2.0, però ci sono degli ottimi prodotti per ottenere una rendita su Ether stesso, che possono essere la DeFi, la SeFi. Tra l'altro tra poco, se riesco già la prossima settimana, vi presento un'altra piattaforma SeFi all'altezza di BlockFi, Celsius e Nexo, quindi da 3 diventeranno 4, che è allo stesso livello di sicurezza, di istituzionalità e di, insomma, come si può dire, legittimità. Ve la presenterò e ha dei rendimenti molto interessanti. Cosa stavamo dicendo? Ma dicevo che Ether 2.0 no, perché non so quando ci sarà lo svincolo, quindi quando ci sarà la bidirezionalità della transazione, e soprattutto appunto preferisco non addossarmi un rischio così alto per un tempo indeterminato, che è vero, nel frattempo tu puoi shortare Ether per pareggiare il conto, però caspita, shortare 32 Ether per mantenerne 32 in staking ti inizia a vincolare un certo tipo di capitale, quindi non mi piace. No, non è Uodler, perché Uodler l'avevo già recensita, ma non mi convince al 100%. Allora, launchpad.ethereum.org, eccolo.
Allora, questo è Ethereum 2.0 che di fatto ha veramente poca adesione, come leggevo qualcuno stava commentando. Questa è la pagina ufficiale per mettere in staking i propri Ether. In 5 minuti neanche vi dico come funziona. Allora, funziona che l'1 dicembre prossimo partirà la genesi di Ethereum 2.0, la Beacon Chain. Beacon Chain è la blockchain principale che coordinerà i vari shards che verranno lanciati più avanti ed è quella sul quale poi c'è il proof of stake. È stato lanciato lo smart contract di deposito e questa è una GUI, un'interfaccia grafica, un front-end col quale ci si può interagire. Come funziona? Allora, funziona che l'1 dicembre parte a patto che almeno il giorno prima raggiungiamo questo quorum di 524.288 Ether, che corrispondono a 16.384 validatori. Qualora questo livello viene raggiunto, ok, parte Ether 2.0 Beacon Chain, altrimenti viene posticipato e la Beacon Chain partirà 7 giorni dopo il raggiungimento di questo livello, qualunque giorno esso sia. Perché questo livello? Perché per ottenere un sufficiente livello di decentralizzazione sono 16.000 validatori moltiplicato per 32 da questo numero. Qui, ok, get started si può vincolare, banalmente ve l'ho detto, a unità di 32 perché ogni validatore deve avere almeno 32 Ether, cioè 32 per n, dove n è il numero di nodi. Qual è il rendimento? Il rendimento è questo, quindi si guadagna questo con Ethereum 2.0. Ovviamente la curva scende, il guadagno scende al crescere del numero di Ether vincolati, perché banalmente più validatori ci sono, più viene distribuita la reward. Tuttavia, abbiamo un minimo o un massimo, o meglio, con 524.288 Ether, che è il minimo necessario per far partire la Genesi, abbiamo un APR di 21,6%. Perché si parla di APR e non APY? Perché non c'è il compounding effect, ok? L'APR perché è un tasso annualizzato fisso. 21,6% non è male, è vero, però ci sono i contro che sono due, i grossi contro. Il primo è che è una transazione unidirezionale, quindi dal tuo wallet allo smart contract. Prima di poter fare la transazione a senso contrario, deve essere lanciata, mi pare, la phase 2 di Ethereum 2.0, quindi si parla di anni, ok? Quindi attenzione. Il secondo contro non me lo ricordo, a dire la verità, l'avevo detto qualche giorno fa nel mini video su Facebook. Qual è? Boh, non lo so, forse che c'è da averne almeno 32, non ricordo, però il contro più grosso ovviamente è l'unidirezionalità della transazione, quindi non è proprio il massimo tenere vincolati 32 Ether per non so quanto tempo, cioè viva Ethereum, io sono un mega fan di Ethereum e spero che Ethereum 2.0 prosperi, ma non con i miei 32 Ethereum, sono troppo povero per potermi permettere di lanciarli lì. E basta, poi qua c'è come si chiama, la roadmap e così via. Questo era per buttargli due parole su Ethereum 2.0. Adesso leggo ancora un paio di domandine volanti, poi andiamo a vedere i grafici. Luca, la migliore piattaforma a tuo parere per fare earn e guadagnare con percentuale annua? Guarda, allora, se vai a vedere il mio ultimo video che si chiama I miei investimenti, io ti faccio vedere tutte quelle che uso e come, quindi con quanto capitale in percentuale. Te lo riassumo veramente in breve qui. Io utilizzo Nexo, Celsius Network e BlockFi, è la triade CeFi, la chiamo. Poi utilizzo alcune piattaforme DeFi, che in realtà quelle lì le cambio abbastanza spesso perché i rendimenti variano, però principalmente Curve e Yearn Finance. Consiglio di usarle solo a chi è particolarmente skillato sulla DeFi. Se non sapete cosa sono, di cosa si tratta, lasciate perdere, piuttosto concentratevi sulla CeFi. E poi abbiamo Binance, che ultimamente ha una bomba sul tema rendita, proprio perché permette di cioè fornisce tantissimi prodotti che permettono di ottenere una rendita sui propri depositi con la garanzia e con la sicurezza di Binance, che insomma è, se non ci si fida di Binance, di chi ci si fida nel mondo delle cripto. E quindi niente, questa è la mia risposta. La FOMO per le altre ritornerà quando si parlerà di BTC in TV e sui giornali, sopra i 20K, entreranno i newbie e pomperanno tutto. Nel 2017 c'era FOMO, vero, ma è anche vero che oggi il mercato è ben altra cosa come valore prodotto. Esempio classico, Cardano a $1 con un white paper. Non potevi fare esempio migliore. Guarda, io ti dico, non lo so, non mi aspetto una FOMO sulle altcoins pari al 2017,
Perché è vero che magari arriveranno di corsa i retail e acquisteranno alla cieca, però io ti dico la verità, non so quanto sono effettivamente i retail a pompare, cioè i retail sono uno strumento che viene utilizzato dai grossi capitali manipolandolo per poi vendergli in testa sostanzialmente, però i grossi pump secondo me sono un po' a monte. Detto questo, sarà curioso vedere effettivamente che cosa accadrà. Io dico, arriviamo con un background molto diverso sulle altcoins, cioè arriviamo che c'è molta più, cioè sono state molto più sdoganate. Si è capito che le ICO sono morte, che tutti quei token, la blockchain ovunque è una cosa senza senso. Sì, la DeFi però avete visto com'è durata poco, cioè nel giro di un paio di mesi c'è stato il pump e il dump. Quindi non so davvero che cosa aspettarmi, a dire la verità. Io non mi aspetto un pump come nel 2017, però vediamo, sono pronto a essere completamente smentito, chi lo sa. Prima live, ma ti tempesto di domande, e questa è l'ultima che leggo, poi giro ai grafici. Visto che si parla di correlazione col mercato azionario, pensi che il nuovo stimolo fiscale USA porterà a un puma? Visto che col precedente molti hanno comprato BTC. Guarda, ti dico, a un pump, no, ti dico, non lo so, perché adesso anche dire che col precedente il precedente stimolo ha fatto pompare Bitcoin, non credo, a dire la verità, che sia stato quello. Cioè, sicuramente molti l'hanno usato per comprare Bitcoin e a ragion veduta, perché col senno di poi è stato ottimo. E, però non credo, dico la verità, io non tendo a non vedere correlazione tra questi mercati e Bitcoin, perché altrimenti rischio di forzare dei pensieri che poi non riesco ad applicare concretamente nella mia strategia operativa. Quindi magari per osservarlo potrebbe essere interessante vedere come reagirà, però dal punto di vista operativo dire faccio un'operazione per questa ragione qua, non lo so, tendo a non farlo. Benissimo, allora. È possibile che si avrà un token ERC20 che rappresenterà gli Ether bloccati, ma non credo, a dir la verità, perché sono vincolati lì e non credo che, cioè, anzi, rimarranno bloccati e basta. Verranno tokenizzati per essere liberi nel mercato, ma cioè non so, anche perché chi è che li tokenizza? Bisognerebbe. Cioè lo smart contract stesso di deposito dovrebbe tokenizzarli, poi ci dovrebbe essere un mercato secondario su quei token lì. Non lo so, non lo so a dire la verità, boh, chi lo sa. Allora, amici, andiamo a vedere i grafici così poi chiudiamo senza stare qui 2 ore. Oggi abbiamo fatto anche la chiacchierata con The Sandbox, abbiamo veramente ta detto tante cose in poco tempo, però secondo me siamo stati bravi. Allora, Bitcoin, partiamo subito con Bitcoin che è veramente carichissimo. Ve l'ho detto, siamo partiti ad analizzare il grafico settimanale che fa ben vedere quali sono i supporti e le resistenze più prossime. Il supporto più prossimo è questo vecchio top puntiforme che era il massimo di giugno dell'anno scorso e si trova a 13.900 circa. È stato violentato veramente, pam, una botta incredibile, sfondato clamorosamente e da lì siamo arrivati direttamente alla resistenza successiva, 16.190, che è la chiusura, vedete, di queste candele settimanali appena dopo il massimo storico. Dopo di essa c'è proprio il massimo storico con pool di liquidità in offerta, se vogliamo, che è il pool di liquidità in offerta più forte del mondo, probabilmente è il boss finale, lo possiamo vedere così, 19.270 fino a 20.000, il massimo storico famigerato. Il come lo raggiungiamo sarà una cosa curiosa e interessante, ci permetterà di capire un po' anche cosa aspettarci dalla fase successiva di Bitcoin, perché ve l'ho detto, andare a piantare un'altra botta rialzista che punta direttamente ai 20.000 a me spaventerebbe terribilmente, proprio perché, come potete vedere, quest'ultimo movimento è stato molto bello, ma poi c'è stata un'accelerazione abbastanza cioè spaventosa, non ancora a dire la verità, perché per adesso è bella, è iperestesa su un time frame di breve, però a me piacerebbe vedere qua un bel tac, una correzione, poi una ripartenza. Allora ripartiremmo con maggior distribuzione di prezzo, con, come si dice, con, cioè immaginatevelo proprio dal punto di vista del mercato. Se continuiamo a pompare,
ci sono probabilmente meno passaggi di mano in mano di Bitcoin ad un determinato prezzo e quindi ci saranno più persone che hanno acquistato magari prima e tenderanno poi a svendere dopo, ed è da lì che poi si genera un bear market prolungato, perché svenderanno, avranno capitali altissimi, svenderanno a chi compra al massimo, il prezzo inizierà a scendere, si crea il fenomeno del bag holder che abbiamo visto in più occasioni. Al contrario, se ogni tanto abbiamo un storno, un ritracciamento, abbiamo un passaggio di mano in mano di Bitcoin anche a prezzi più moderati, quindi più distribuito, e quindi si creano meno bag holder, è più distribuito nel popolo proprio Bitcoin da quel punto di vista lì, cioè ognuno ha preso un prezzo diverso, non c'è più uno sbilanciamento tra tutti che hanno comprato in basso e qualcuno che inizia a comprare al massimo, e quindi si ha poi un andamento più regolare del prezzo stesso. Questo vale in generale per tutti i mercati ed è il motivo poi fondamentalmente per cui un asset che pompa in maniera parabolica poi tende a dampare per molto molto tempo. Pertanto, andando a vedere adesso l'immediato, gli scenari possibili nell'immediato, ne abbiamo sostanzialmente di tre tipi. Allora, il primo è che la FOMO continua, non dà neanche tempo di lateralizzare un po', magari chiudiamo uno o due candeline come questa e poi ripartiamo a rialzo, quindi lo scenario più parabolico, lo scenario a maggior rischio per dopo, e in questo caso io mi permetto di dire, cioè io personalmente non opero, non agisco, me ne sto con le mani in mano perché preferisco così per l'operatività che ho io. Magari, non lo so, cioè si potrebbe... Ecco, ultimamente mi è capitato di parlare con qualcuno di voi che ci scambiavamo un po' di opinioni sulla nostra operatività e mi diceva che adotta molto il trailing stop, quindi ad esempio per acquistare durante i breakout oppure quando si originano i movimenti, acquistare e poi mettere un trailing stop. Magari ne potremmo parlare nella prossima settimana in un video, che potrebbe essere un approccio alternativo, però a me non piace personalmente, vi dico la verità. Io preferisco un approccio più cauto, con più pazienza, con rischio di miss ovviamente, perché adesso ho missato clamorosamente un paio di entry che poi vi faccio anche vedere, ne parliamo, e però appunto avere poi un profilo con un rischio rendimento un po' più chiaro. Quindi adesso per me l'ideale, cioè lo scenario ideale, sarebbe vedersi generare un range tra questi due livelli, un rangeone, quindi oserei dire, quindi una sorta di lateralizzazione che faccia un po' di movimento in questo modo. Duratura, più dura e meglio è. Lo so che sono antipatico quando dico così, perché tutti vogliamo il pump, un altro pump, un altro pump, però io da antipatico dico mi piacerebbe vedere un bel range o un po' di rilassamento, perché durante i range si può anche accumulare nel frattempo, è interessante come operatività. In questo caso io vi dico il supporto sul quale andrei ad agire innanzitutto è questo, la zona 14.000, che culmina con questo picchettino qui a 14.128, questo picchettino qua, e finisce con la chiusura di queste candele a 13.008. Quindi questa, no, assolutamente no, scusate, ho sbagliato shortcut, questa è la prima area di prezzo interessante, ok? E qualora appunto dovesse esserci quello scenario lì, poi si può andare a impostare lo stop loss a seconda che ci sia una lateralizzazione, allora lì si parla di più di scenario di ranging, quindi aspettare magari la reazione con range low, quindi il falso break con il reclaim del range low, ok? Un po' come, dunque fatemi fare un esempio, ecco esatto, guardate, ce n'è uno che casca a fagiolo, che era lo scenario ideale a questo. Allora, che io ho missato tra l'altro per un pelo e mi mangio le mani, perché era l'entry ideale. Se vi ricordate, qua avevamo identificato questo top e poi il clusterino intermedio che faceva in sostanza da supporto del range inizialmente, quello nell'area 11.000 sì, e dintorni, è stato rotto a ribasso, si è formato un altro range qua sotto che aveva ovviamente come range high il clusterino stesso, come range low avevamo questo pool di liquidità in domanda che si è formato ed è stato poi rispettato. Quindi questo era un macro bullish, un top che è stato rotto a ribasso, lateralizzazione, poi un reclaim del livello rotto. Questo era un setup da manuale e maledizione, io avevo identificato, guardate, come entry area questa zona di liquidità qua che partiva dal top 11.190,
se vi ricordate, e fondamentalmente si estendeva fino a 10.950. Cos'è successo? È successo che è stata sfiorata, però ovviamente non ci abbiamo pescato liquidità e quindi ho missato. Capita, mi sono svegliato inizialmente, ho guardato il grafico, ho detto dimmi che mi è scattato l'ordine per un dollaro e ovviamente non è scattato e niente, sono rimasto a guardare. Poi ci ho riprovato, ho visto il breakout, di nuovo aveva fatto questa lateralizzazione e questo a tal proposito è il secondo setup utile, ne parliamo tra poco per non confondere troppo i vari setup, ci arriviamo tra un minuto. Allora, continuando il primo, ha fatto un breakout, consolidamento, un altro breakout e io ho detto boh, allora adesso abbiamo un'altra area possente qua che è stata rotta perché c'era una barcata di liquidità, infatti guardate c'è stato il massimo dei volumi per rompere quell'area qui e ho detto benissimo, a fagiolo, questa nuova area di liquidità diventa la mia nuova entry area. E chi l'ha mai più vista? Nessuno. Abbiamo cominciato ad andare in FOMO mode, c'è stato questo piccolo clusterino che poi è diventato una sorta di, non so neanche come chiamarlo, un canalino ascendente rotto a rialzo, quindi boh, addio proprio, non se n'è più vista. L'unico possibile setup che si poteva andare a sfruttare, che io avevo evidenziato su Telegram, ma avevo detto io non lo uso e ovviamente poi ne ho patito le conseguenze, era quest'altro clusterino di prezzo qua, se vi ricordate. Quindi l'area che va tra 12.750 e 13.250, che era questo piccolo range da cui abbiamo, in cui abbiamo lateralizzato, breakout, rientro, liquidità pescata, così via, altra liquidità pescata, e quindi di opportunità ce n'erano. Io ho detto no, è troppo vicino, siamo già un po' estesi, ho fatto i miei ragionamenti da troppo cauto. Ecco, il mio difetto forse è che sono troppo cauto, a volte mi perdo delle opportunità proprio perché non entro, cioè aspetto magari troppo e mi perdo la possibilità di entrare. Questo è il mio più grande difetto sul quale devo cercare di lavorare un po'. Da lì in poi quindi c'è stato un po' di movimento così e poi breakout ultimo e il nuovo supporto quindi diventa 14k e dintorni. Lo stop loss, ve l'ho detto, nel caso di range diventa il range stesso, quindi a seconda di come approcciamo il range low poi possiamo andare a mettere lo stop loss, altrimenti se ci fosse uno storno, quindi una cosa così anziché una lateralizzazione, ci sta l'entry in questa zona e lo stop loss lo possiamo andare a mettere ad esempio qui, ok? Che vuol dire andare a perdere il supporto e anche ritornare in questo cluster, ok? Quindi per me è un segno sufficiente di dire ci siamo sbagliati, non fa il rimbalzo e riparte ma storna ancora un po' e quindi magari poi ci spostiamo su quest'altra entry area per riprovarci in seguito. Questo è un po' il mio approccio. Vi dicevo prima, abbiamo fatto una pausa di dicendo che questo poteva essere un altro setup interessante perché il setup numero 2 che si potrebbe verificare anche in questo caso è quello di pump e lateralizzazione così piccola, circoscritta, che è esattamente quello che è accaduto qui. In questo caso come ci si comporta? Allora, un approccio che può essere utile, anche qua ci sono due tipi di approccio. Il primo, ovviamente di solito durano poco le lateralizzazioni concentrate, perché è facile rompere un range piccolo. Ovviamente che sia a ribasso o a rialzo è facile romperlo, quindi di solito durano poco. Non si vede quasi mai una lateralizzazione piccola così che va avanti per giorni, di solito nel giro di una settimana si risolve e quindi questo è un'occasione per approcciarla in due modi. Allora, la prima è un entry preventivo, quindi un long preventivo che segue il macro, chiaramente per quello è long, dove io dico boh, ci stiamo muovendo in questo modo, io entro long senza preoccuparmi troppo del prezzo, parto che sia dentro alla lateralizzazione e metto lo stop loss sotto il range low, chiaramente lasciandoci un po' di spazio perché qua non c'è niente di più facile che vedere una pesca di liquidità e poi una ripartenza, quindi attenzione se qua c'è il low, lo stop loss ad esempio qua un po' di distanza. Non c'è una regola assoluta, però mai tenere lo stop loss appiccicato al low, soprattutto se si fa un entry di questo tipo. Il secondo entry infatti sfrutta proprio questa idea, ovvero l'idea che se facciamo un piccolo range ci sarà almeno un movimento manipolatore, quindi un falso break da una parte o dall'altra, e quindi si sfrutta quello. E per fare ciò però bisogna andare sull'intraday, perché se un range dura poco sul daily ovviamente bisogna zoomare sull'intraday
intraday per andare a pescare la price action giusta, e non appena vedo che magari sull'intraday si forma un range più duraturo perché contiene più candele e vedo un movimento manipolatore di quel tipo lì, ci entro dentro e metto lo stop loss sotto al picco di manipolazione. In quel modo lì sono un pelino più sicuro sul setup stesso. Il contro qual è? Il contro è che magari non lo vedo neanche perché mi fa tac 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 e poi parte subito e io l'ho misso alla grande. Quindi questo è, ed è quello che è accaduto qui, perché vedete questo è un breakout, lateralizzazione piccola e poi è ripartito. Possiamo anche andare a vedere, se volete, se c'è stato un po' di qualche falso movimento sull'intraday. Andiamo a vedere le 4 ore ad esempio. Allora era questo, avevamo dunque, ma in realtà qua neanche tanto, perché avevamo questo range low, oddio, volendo questo, eccolo, vedete, tac, questo movimento qua. Quindi abbiamo avuto un breakdown con pesca di liquidità e poi subito un mega assorbimento gigantesco. Quindi questo era un setup di falso break che ci suggeriva lo stop loss qua sotto, con un po' di respiro sempre. Però il discorso è proprio questo, ok? Di andare a vedere il falso movimento e sfruttare quello, anziché entrare preventivamente. O altrimenti andare a dire, io medio, qua si va un po' più sul complicato, vediamo un range che dura un po' di tempo, quindi un piccolo range che inizia, ok, iniziamo a muoverci così, tac 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 tac. Io faccio una, cioè, c'è anche un nome che lo fanno di solito le balene per entrare con capitali enormi su un prezzo ridotto, fare una media sul tempo, fare tanti ordini a distanza di poco, magari a distanza di 2 ore l'uno dall'altro, di 4 ore l'uno dall'altro, il cui totale è il mio capitale a rischio, attenzione, no, non esageriamo mai, però così facendo io lo vado a spalmare durante il range, quindi vado a mediare un po' il prezzo. Però è un discorso forse un po' troppo complicato, quindi forse mi atterrei di più agli altri due metodi detti poco fa. E questo in realtà è quanto per quanto riguarda Bitcoin. Io la vedo così, è altamente improbabile adesso un retest immediato, nel senso non credo che vedremo un BART di questo tipo, perché altrimenti insomma mi farebbe veramente pensare al peggio. Se dovessimo vedere un dump marcato domani ad esempio, mi aspetterei allora un andamento triangolare, e anche in quel caso lì si può agire o preventivamente o quando arriva il primo higher high sul triangolo, e comunque ci aggiorneremo poi nei giorni a seguire, tanto la prossima settimana ci vediamo 3 volte, abbiamo tutti gli aggiornamenti del mondo, e poi seguitemi su Telegram che vi aggiorno ogni giorno, e altrimenti appunto consolidamento storno che dura giorni, oppure FOMO mode e si parte. Io mi auguro di no, ma vedremo, insomma, magari mi darà torto. Poi lo sapete, io non faccio solo trading, ho gran parte in holding, quindi non è che mi dispiace ovviamente veder salire di prezzo Bitcoin, però è sempre il solito discorso. Allora chiudiamo la parentesi BTC e andiamo a vedere Ether e alcune altcoins. Allora, Ether è l'unica messa bene, per quale motivo? Perché allora molte altcoins fanno questo fenomeno qua, ad esempio oggi Bend è salito del 30%, uno dice wow, bomba atomica, sì, però guarda che roba, cioè c'è stato un downtrend veramente catastrofico. È vero che comunque se guardiamo il lunghissimo termine è comunque i minimi, se guardiamo questi, cioè questo potenzialmente potrebbe essere un minimo più alto, però ci vogliono molte più conferme affinché lo sia, perché per vincere un downtrend di questo tipo, che in sostanza non ha nemmeno uno swing high, pensate, dobbiamo almeno farlo. Quindi il più vicino è questo, ad esempio 63.000-64.000 sat, e quindi dovremmo vincere almeno quello per dare una parvenza bullish a un grafico di questo tipo. Su Ether le cose un po' cambiano, perché guardate, abbiamo questo vecchio high che potrebbe essere ritestato in questo modo, quindi abbiamo soltanto un top che c'è stato, adesso stiamo ritracciando, però vedete che abbiamo una situazione potenzialmente più positiva. Andiamola a vedere quindi da vicino, perché Ether è quello che sto seguendo di più e sul quale potrei addirittura aprire un setup long. Guardate cosa accade. Allora, questo precedente top supporto chiave, l'abbiamo detto poco fa il motivo. Quindi questo è un livello già da tenere d'occhio. Cos'è accaduto? È accaduto che ieri
Abbiamo visto questa candela di capitolazione con volumi spropositatamente alti e con un breakdown appunto da un livello che probabilmente molti tenevano d'occhio in quanto pool di liquidità in domanda molto significativo. Oggi però abbiamo avuto un assorbimento di questo stesso dump e questo è un segnale fortissimo, è il primo segnale forte, l'engulfing bullish fenomenale, quello che a me piace tanto. Un engulfing bullish su un supporto chiave, soprattutto dopo un falso breakdown del supporto chiave, già di per sé potenzialmente per i più scalmanati è un segnale long, però io che sono cauto come sapete di natura e sicuramente me ne pentirò anche in questo caso, aspetto qualche segnale in più. Quale può essere qualche segnale in più? Allora abbiamo qui un bel clusterino di offerta che si mette tra 0.0288 e 0.02934, giù di lì, questa zona rossa insomma, per usare una terminologia molto attuale, ecco, una zona rossa anche lei. E in sostanza veder mangiare questo pool di liquidità in offerta da un movimento dei prossimi giorni creerebbe un piccolo costrutto di bottom che è questo. Questa zona, vedete, un low high, lower low equal high volendo, oppure addirittura già higher high, e questo per me è un piccolo bottom locale, che di per sé, se fosse un qualcosa visto così, cioè immaginatevi di vedere solo un grafico di questo tipo, schifo, fa schifo, è brutto, non lo toccherei neanche con i soldi di un altro. Ma se lo contestualizziamo al macro che è bullish e al fatto che si verifica in concomitanza di un livello importante di supporto, allora acquista una certa significatività. E pertanto, per venire al sodo, senza parlare troppo, in caso di breakout, scusate, da questo livello e permanenza sopra, allora si apre le porte a un possibile setup long di retest e continuazione rialzista. Questa è un po' la prospettiva migliore che Ethereum ci potrebbe dare. Vuoi un po' per la bullishness di Ethereum 2.0, vuoi perché magari le alt si riprendono un po', potrebbe essere appunto un bel setup. Lo stop loss anch'esso è molto ben definito, perché avendo un falso breakdown così puntiforme, metterlo qua sotto è già più che sufficiente. Perché? Perché andare a pescare qua sotto richiederebbe comunque un dump notevole, cioè non è una cosa da tutti i giorni. Se poi proprio si vuole andarlo a mettere ancora più in basso, si è disposti a sacrificare il rischio rendimento, lo si può mettere sotto gli 0.026, che è il successivo supporto importante su time frame settimanale, che equivale a questo low, questo high, questo consolidamento, insomma li abbiamo già esaminati in passato questi livelli. E quindi questo è Ethereum, attenzione a questo costrutto. Per quanto riguarda le altre altcoins, personalmente io aspetterei veramente a espormi. Per quale motivo? Perché la dominance è ancora estremamente bullish, guardate che roba. Io, lo sapete, ho la mia regola, io guardo le tre medie mobili 9.300 sul giornaliero esponenziali, e il primo segnale di possibilità di esposizione in altcoins me lo dà la dominance che crossa a ribasso la EMA 30 giorni, tac, così. Quindi capite bene che ci vuole ancora del tempo, questa è una prima candelina che addirittura non è neanche engulfing, per guardare il grafico, fare un po' di AT sul grafico della dominance per il senso che può avere, però appunto se adesso iniziamo a lateralizzare un po' così le medie mobili si iniziano a contrarre, iniziano ad avvicinarsi e poi allora iniziamo a crossarne una al ribasso, allora potrebbe avere senso iniziare a osservare qualche setup sulle altcoins. Ma con un mercato del genere e con Bitcoin che sembra pronto a fare una botta clamorosa da un momento all'altro, non tenderei a espormi in altcoins, anche perché di setup che fanno gola non è che ce ne siano tanti. Oddio, allora su Band volendo c'era questo micro clusterino che è stato rotto a rialzo, quindi qualche pazzo speculatore potrebbe dire anche qua c'è un setup simile, ovvero retest, ripartenza con stop loss qua sotto, rischio rendimento tutto sommato buono, è vero, però in un contesto molto diverso da Ethereum. Non lo so, sta al gusto di chi va ad aprire la posizione oppure a non farlo, eh. La possibilità c'è, è vero, però bisogna capire il livello di rischio, tra l'altro anche qua è anche in corrispondenza di un vecchio clusterino. Ragazzi, io c'è poco da dire, i cluster intermedi, questi qui, questi supporti e resistenze sono uno dei livelli più importanti che si riescono sempre a far valere.
Poi di altre altcoins non so nemmeno cosa guardare perché boh, forse proprio Yearn. Ecco, Yearn è ancora più brutta. Perché Yearn non ha ancora toccato nemmeno un clusterino di prezzo, cioè il primo clusterino si trova qua, ma non è neanche tanto significativo. Non lo so, qua beh, non c'è, che è veramente una delle coin più agghiaccianti di tutte. Uniswap, anche qui c'è il clusterino qua, ok? Quindi c'è la possibilità, però anche qui c'è un trend veramente bearish. Non lo so, insomma, il succo è che io non ho intenzione di espormi su altcoins, a parte Ether, nel caso in cui si verifichi quel particolare setup e anche in quel caso mi esporrei comunque con un capitale a rischio un classico e con l'idea di fare take profit almeno per escludere il rischio il prima possibile perché per la configurazione pessima della dominance. Amici, ripasso la parola a voi per un paio di minuti e poi vi saluto. Presente Band, ok, infatti Band ne abbiamo parlato. Incredibile come tutto sale e Cro scende. Stai scendendo ancora, Cro, mannaggia. Crobtc, CroBTC, vediamo dov'ero KX. CroBTC è abbastanza brutto come grafico, CroPUSD, perché un'analisi che avevamo fatto, beh, in realtà adesso è fermo, chi lo sa. In ogni caso, una delle cose che avevamo visto è che Crypto.com, avendo comunque il vincolo per molti di avere la coin sull'applicazione per usufruire dei vantaggi, io stesso recentemente ho vincolato per la carta da 10.000 CRO, fortunatamente non quella da 100.000, visto come sta andando, ma scherzi a parte sono molto fiero della mia carta, tra l'altro la recensirò a breve. E cosa vi volevo dire? Che c'è il vincolo, quindi questo cosa crea? Crea che quando si innesca una fase di dump, ok, magari ci sono persone che hanno i loro CRO vincolati per qualche motivo e quindi cosa devono fare? Devono aspettare, dicono dannazione, fatemi dumpare, lasciatemi dumpare e allora scende, 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 prima o poi allora gli si svincolano e dumpano e quindi questo aggiunge selling pressure a tutto il cocktail che è molto molto brutto e quindi questo è sicuramente un motivo. Controlliamo Sand a sto punto, controlliamo Sand, vediamo che però anche lei mi sa che sta andando abbastanza male come tutte le altcoins, esatto, come vedete abbiamo un andamento molto simile anche qui. Ecco, qui c'è un setup che sarebbe bello, anche se ancora distante, che è il reclaim dei 376 satoshi qua sopra, tac tac. E infatti io ho sempre prediletto per investire nel progetto The Sandbox l'acquisto delle land piuttosto che sand, perché mi sembrava un prodotto più consono e meno soggetto alla speculazione folle del mercato. Quindi io ci ho investito così, ve l'avevo detto. Ragazzi, io a questo punto vi saluto. Qualche alt da shortare per accumulare BTC? Guardi, io ti dico la verità. Tendo di solito a evitare di shortare le alt perché, anche se adesso sarebbe ma già da un po', si potrebbe fare il ragionamento opposto, ovvero che quando la dominance è in forte uptrend si potrebbe valutare lo short sulle altcoin. Tuttavia, shortare le altcoin per accumulare BTC, shortare alt BTC è difficile, ci vuole il margin trading che ha delle commissioni abbastanza alte, quindi a me non piace molto. E inoltre le altcoins sono talmente folli che magari di punto in bianco ti sparano una cannonata senza capire il perché e ti fanno saltare lo stop loss. Io storicamente ho avuto brutte esperienze a shortare le altcoins, quindi tendo a farlo il meno possibile. Però non lo so, anche lì sempre de gustibus. Amici, siamo un'ora 35, io vi saluto, starei qua con voi fino a domani, ma vi saluto, tanto ci vediamo lunedì. Mi raccomando, io vi ricordo che dalla prossima settimana abbiamo tre appuntamenti in live, lunedì alle ore 18, mercoledì alle ore 21 e venerdì alle ore 18. Questo per tutto il mese di novembre per tenervi compagnia durante questo semi-lockdown. Così voi potete farmare tantissime shitcoin. Siamo sempre sul pezzo perché ogni notizia, ogni movimento noi lo copriamo e noi ce lo becchiamo durante i live e non ci perdiamo nulla, siamo sempre sul pezzo. Questa è proprio la cosa più importante.
importante in assoluto. Ringrazio come sempre tutti coloro che contribuiscono alla community utilizzando i miei referral link che scillo ogni tanto e chi si abbona al mio canale utilizzando Twitch Prime, vi ricordo è gratuito, per chi ha Amazon Prime ogni mese però va rifatto. E io ringrazio sempre di cuore tutti coloro che lo fanno. Detto questo, io vi auguro un gran buon weekend e ci vediamo lunedì più gasati che mai. Alla prossima!